Lascia il Molise per andare a ricoprire il prestigioso incarico di dirigente del Servizio Ispettivo Nazionale a Roma, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Cristina D'Angelo, che ha fatto un riepilogo dei due anni molto intensi di lavoro che l'hanno vista al vertice della squadra di Campobasso. Sono stati due anni splendidi, ha detto. Sono stati splendidi da un punto di vista di attività operativa, delle attività nuove che non conoscevo, l'emergenza neve, l'emergenza sisma vissuta direttamente in casa, l'emergenza incendi boschivi, molto coinvolgente, ma sono stati bellissimi da un punto di vista umano, molti rapporti umani, molto sentirsi accolti, ecco, questa è la parola migliore, l'accoglienza di queste persone e del personale di tutta la comunità molisana. 2000 interventi nei comuni colpiti dal sisma ad agosto per le verifiche di agibilità, gli incendi del Basso Molise, la vigilanza sulle spiagge libere, la ricognizione degli idranti presenti sul territorio, l'emergenza neve, l'istituzione di un nucleo investigativo antincendi territoriale. Sono tante le cose accadute in questi due ultimi anni e che hanno visto i vigili del fuoco di Campobasso sempre in prima linea a favore delle persone in difficoltà. Non in tutte le sedi, diciamo, si trova personale pronto a supportare un comandante nelle novità, e invece devo dire che, a parte ovviamente le naturali resistenze di qualcuno che potevano ovviamente giustamente anche esserci, la voglia invece di rinnovarsi e di cambiare e di andare avanti. Io spero di lasciare un territorio un pochino più sicuro, ma non per quello che ho fatto, ma per le cose in via embrionale, per i semi che ho cercato insieme con tutti i miei collaboratori di seminare. Questi semi hanno cominciato a portare dei germogli, e quello che spero e auguro che continuino in questa crescita, in maniera da rendere questo territorio sempre più sicuro per gli aspetti di safety che sono quelli che propri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.